1 settembre 2018, un evento qui in via Roma dove in un negozio di moda importante è arrivato Alessio. Alessio rappresenta la musica neomelodica, quella famosa, quella popolare, adolescenti, tante ragazzine a cantare, a inneggiare a lui. E allora perché non essere felici di questo grande movimento che si sviluppa in questa città? Allora viva, viva la musica e viva la festa che viene generata da questa grande occasione, qual è la musica di Alessio. Che canzoni canta Alessio? Barbara. Barbara, ci fai una strofa, un ritornello di Barbara. Tu per esempio conosci Alessio, no? No, perché no? No, e ride. La canzone più famosa è Barbara. Veramente? Sì, è lei. La sai è cantare? La più bella, sì. Però non la voglio cantare. Non riesco a cantare a gente. Dai, canta. No. Aspetta. Allora, stiamo parlando di Barbara, che è la canzone più famosa, giusto? Alessio, Barbara, proprio quella che non sai. Ma non è quella quella che sai? Altre canzoni di Alessio. Dimmi il titolo della... Dimmi il titolo. Ma si vende stasera, buon compleanno. Bravo. Ma si vende stasera, giuracciavo coro, dicello che è fornuto e non ci tiene più. Ma la mezza scala e dopo un minuto, senza farlo ci fuso, tutto ne assaggi. Grazie, come ti chiami? Sandro. È la canzone più importante, quella che ti è rimasta più nel cuore? Tutte. Una? Tutte. Quanto ti amo? Quanto ti amo? Un ritornello come fa? No, come fa? Dai, dai. Quanto ti amo, non mi addormo se non stai vicino a me, il nostro amore. Cosa devi comprare? Qualcosa, siamo qui per vedere Alessio. Allora ecco, diciamo la verità, non dobbiamo, in questo momento di festa, non siamo qui specificamente per comprare dei vestiti, che sicuramente è una cosa che accadrà poi nel futuro, ma per vedere Alessio. Associamo l'utile al dilettevole. Bravo. Tu sei qui in stand by in attesa, che succede? Cosa che succede? Niente, Alessio dovrebbe arrivare a breve. C'è una bella ragazza che sorride, chi è? Sì, è la mia ragazza. Ecco, Giussi e Nicola, parliamo vicino a Nicola. Parliamo di Alessio, ti piace come cantante? Diciamo. Come diciamo? No, secondo me a casa lo canta. A vergogna. Io ho ascoltato la canzone prima su YouTube, che è la mia preferita, Mo si viene stasera, giusto? Ma si viene stasera, tu non faccio scemo. Stanco mai. No, è bella, vai. E si ti sbatto coro, tu non ne avanzare. E si può fa amore, non ti spuglia nulla, perché non ti va bene, va solo pazziare. Bel caldo che c'è qui. Il caldo che proviene dalla vostra emozione di incontrare Alessio. Gigi D'Alessio, evviva! Non ti piace? No! Gigi D'Alessio! Siamo lì, Alessio, Gigi D'Alessio! No. Alessio, Alessio, Gigi D'Alessio, Gigi D'Alessio! Sono due cose diverse, ho confuso! Perfetto, allora ancora una volta cantiamo una canzone di Alessio. Se chi ci segue vuole sentire anche musica, no? In posizione riflessiva, non so di come... Barbara, è modo strano... Posso dire una cosa, a me sta Barbara non mi piace molto come canzone. Andiamo noi. No, proprio la canzone che non mi piace. Ah, che canzone vuoi ascoltare? E si viene stasera, per me. Ma si viene stasera, tu non fai che scemo. E si ti sbatto coro, tu non li avasà. E si può fa amore, non ti spoglia nura. Non le senti sta cosa, però? Aspetta, si vuoi fa amore, ti spoglia nura. Come fai che vestiti? È giusto. Come si fa l'amore vestiti, bene. Sei maggiorenne, scusami. Perfetto, non si sa mai. Perfetto, e allora la nostra amica maggiorenne, che si chiama? Marianna. Fiore. Fiore e Marianna si sono assunte la responsabilità di dire questa frase, cioè? Sto scherzando. Con i vestiti non si può fare l'amore. Non si può fare, ma l'ha detto Alessio, non l'abbiamo detto noi, ma lei conferma. Immaginiamo che si bloccherà tutto quando arriverà Alessio, no? Penso di sì. Da fa burdel. Aiutiamo. Più gente siamo, meglio è. Belli, più siamo, più belli pariamo. Sì. Tu sei un fan? No, io sono fan di tutti. Mi piace la musica napoletana. La però la gente si lamenta sempre. Ma perché è momento di festa? No, perché sono lamentato. Viva il popolo, viva la musica, e viva la napoletanità. Ok. Evviva Napoli! Evviva Napoli, champagne!
Allora hai portato tua figlia? A vedere Alessio. A vedere Alessio, perché lei è una fan di Alessio. Quanti anni ha tua figlia? 49 anni, no, 50. 50, ah, è giovane. Tu quanti ne hai? 19. 19, benissimo. Allora parliamo invece di Alessio, che è un tuo idolo. Abbastanza. Uno dei tanti idoli. Uno dei, chi sono gli altri? Rosario Miraggio, il primo. Qual è la canzone più famosa di Rosario Miraggio? Ce ne sono tante. Una, dimmene una. Ti amo e ti penso. Tu chi hai portato con te? La mia amica. La tua amica. Benissimo. E con ella canteremo, abbiamo detto, si viene stasera. Sei pronta? 3, 2, 1. Ma si viene stasera, tu non va che scemo, e si te sbatto cuore, tu non... Non ridere, è serio. E si va fa amore, non ci cambia scusa. Tra poco arriva Alessio. Saluto a me, lo fra. E chiede, il cantante napoletano, ah, per questo tutte queste signorine, ok, grande. Non sai neanche perché sei qua. Esatto. Vabbè, sei curioso. No, sto con mia moglie e con mia figlia. Loro sanno perché stanno qua. Deve venire un cantante, non lo so chi è. Chi è il cantante? Non lo so, Alessio, non lo so. Non lo so nemmeno il nome. E poi è Alessio. No, è bello perché è molto ermetico, no? Non c'ha cognome, non c'ha nickname, no? Alessio. Ed è famoso così, è bello questo. Sì, sì. Allora noi siamo trepidanti in questa attesa ed emozionati. Io mi sto emozionando. Anche io, speriamo che viene presto. È arrivato? No, ancora no. Ancora deve arrivare. Benissimo, allora aspettiamo. A momenti, guarda che pubblico. Giovanissime. Io finalmente è arrivato. E dopo tanta attesa. È arrivato. Sta lì, fermi attenzione. Eccolo qui, sta arrivando. Viva la musica, evviva i grandi eventi, evviva le grandi aggregazioni, evviva quando tutto il popolo festeggia. In questo momento c'è motivo di festeggiare l'allegria, la musica, Alessio che fa da icona alla musica napoletana, musica neomelodica. Evviva Castellammare, evviva Napoli, evviva l'Italia, ma non lo dico tanto per dire, ma lo dico perché la vita è bella e va vissuta anche questi momenti di festa. Ciao, ciao Alessio, ciao!